Il ragazzo con i pantaloni rosa non è un film facile da trattare, no, assolutamente no. È un film delicatissimo che devo stare molto attento a quello che dico perché è un tema importante. Però devo fare due premesse, o tre, perché se no non ci capiamo e questo video non ha senso. Va bene? Il primo, io valuto prima la storia del film, perché ho guardato il film, non essendo, visto che non sono Dio o altri che hanno dei poteri, non ho vissuto quella vicenda storica molto molto brutta accaduto ad Andrea, il ragazzo protagonista nella finzione e nella vita vera, perché è stata da una storia vera. Non posso dire niente sulla sua vita, baserò tutto sul film e questo intendiamoci subito. Il secondo spunto, cercherò, nonostante quelle poche informazioni un po' superficiali su internet, anche alla fine del film ho scoperto delle cose, non ho letto il libro della mamma del ragazzo, voglio cercare, supporre, dare un giudizio su un certo aspetto e spero che la madre Teresa, quando, se, qualora guarderà questa recensione, mi ascolti bene e che non si lanci all'idea di questo vuole fare il video provocatore, perché, e anche questo è un terzo punto, siccome la vicenda è brutta ed è realistica ed è tutto, non vuol dire che il film che viene fatto sarà sempre un capolavoro. Ho un film senza difetti dal punto di vista almeno narrativo, perché la mia copertina un po' forte, hanno avuto paura, si basa sul film. Allora, c'è da dire che questa Ferri, non mi ricordo più il nome, questa regista, aveva già fatto due o tre opere sempre basate su questo tema. Quindi è proprio si è lanciata su questo progetto. Allora, di che parla? Andiamo con calma. Parla di questo ragazzo che a 12 anni ha fatto un gesto estremo perché era stato attraverso il cyberbullismo etichettato come in modo transfobico dopo alcuni avvenimenti. Per cui la madre poi dopo il fatto che dovete fare? La madre dopo il fatto ha scritto un libro a proposito di questo. E quindi essenzialmente la Tama tratta di questo, le medie e il primo anno delle superiori di questo ragazzo, ok? E il film vuole essere tosto, vuole essere con un pugno che ti arriva in bocca, ora ci torniamo. Ma qual è il problema? E quello voglio chiarire, io mi sto basando sul film, qual è? E mentre arrivo alla fine, ascolta un attimo, arrivo un attimo. Ovviamente ho i minuti contati, arriva quello per fare il controllo, non so di cosa. Robbe senza senso. Dicevo, ah sì, mentre pensavo al film mi è venuta in mente una metafora. Immaginate voi che questo film sia come qualcuno che ti attacchi con un pugno in faccia. Ci siamo su questo? Bene, una narrazione dovrebbe mostrarti sia il pugno sia le ferite, metaforicamente. Cioè uno ti dà un bel pugno per farti sentire il colpo e poi ti mostra anche le ferite. Ora, questo film ti mostra solo il pugno, cioè è sensazionalistico nella finzione del film, non nella vicenda storica, cioè storica, nella vicenda vera. Lo voglio ripetere, se no la gente, capito, non capisce il concetto. Io non conosco, non ho conosciuto Andrea e non so quello che è successo, quindi non posso dare un giudizio. Nella finzione il film si tira indietro. Ci sono tutti gli elementi, il bullismo, quello che gli succede al ragazzo. Il ragazzo è pure molto bravo, l'attore è stato bravo. Poi andiamo sul lato tecnico in chiusura. Però le conseguenze dirette nella vita reale che hanno portato poi il ragazzo, vabbè, non vengono mostrate. Cioè vengono sottintese, tutto molto sottinteso. Ho dovuto scoprire io, tranne poi quei 10 secondi, 15 dei titoli di coda, che cosa era successo fino in fondo, andando su internet, perché il film non me lo mostra. In altri casi avrei apprezzato questa leggerezza anche del voice-over un po' ironico del ragazzo, soprattutto all'inizio, che tende a stemperare il dramma, ovviamente intenso, di quello che stiamo parlando, però in questo caso non è un punto di forza, ma è una fragilità, un alzare bandiera bianca e dire: non possiamo mostrare visivamente queste cose. La vita di lui che va a scuola dopo
l'avvenimento centrale del film, che non è quello dei pantaloni rosa, ma un altro, di cui voglio dire due cose alla fine. No, e quindi il film si tira indietro da quel punto di vista, non mi mostra la sua quotidianità, e questo deve essere il punto di vista del film. Un cinema di altri tempi, non un cinema italiano molto pavido, l'avrebbe fatto, perché poteva essere il film italiano dell'anno in questo senso, visto che la signora Teresa è stata nominata da Mattarella, non mi ricordo con quale Cavaliere della Repubblica, mi pare, perché la donna poi negli anni, ovviamente più di 10 anni fa, ha scritto il libro e si è mobilitata contro il cyberbullismo, eccetera, eccetera, che è una cosa ottima secondo me, perché è molto, anzi, la parte proprio sul cyberbullismo c'è e manca tutto il resto. Manca il percorso dei suoi avversari, diciamo così. Cioè, il mondo è cattivo perché è omofobo. Voglio di più. C'è questo villain che questo ragazzo, no? Però voglio di più. L'amica, no? L'amica che sembra un bel personaggio, poi in realtà voglio di più, cioè il film manca dei pezzi e non è un fatto non lo sapevano scrivere, perché ci provano pure e che non lo vogliono scrivere, perché questo film deve piacere un po' a tutti. In questo senso il film è monco nella storia, cioè deve piacere, deve fare scalpore, no? Ma non deve essere troppo forte nello scalpore, perché sennò poi le persone potrebbero avere delle strane reazioni, quindi, come dire, potrebbero davvero raggiungere delle emozioni forti e non solo date dal pugno in faccia, ma anche dalle ferite che vengono mostrate. Cioè, un film che ti insegna un qualcosa, ma ti spiega il perché e fa una analisi sociologica del tutto. Invece il film ti dice solo: è successa questa cosa, la voice-over dice al pubblico: non fate i miei stessi errori. Però è troppo poco, quindi è un film che rimane nella mediocrità. Nonostante un lato tecnico che ci prova, non è eccellente, non è eccellente, però buono, possiamo dire, sufficiente. Il film non è brutto, è consigliato infatti per le scuole, si dice andate con le classi, sarà proiettato nelle scuole perché è un film per le scuole, cioè non ha quell'ambizione di fare anche l'analisi della società italiana di quegli anni, anche i discorsi che vengono proposti sono sempre frammentati, come se fosse questa la trasposizione del romanzo della donna. Ok? Cioè, non mi è piaciuto perché hanno fatto il 50% del percorso e poi si sono fermati per non spaventare il pubblico italiano. È una mossa che non capisco perché si doveva fare di più. Ti devi prendere il rischio di fare un discorso del genere. Chiudo sulla signora. Io non è una critica questa, io parlo con la signora Teresa. Però una certa cosa del film, cioè tu nella finzione, io l'ho vista nella finzione del film, non so com'è andata realmente, voglio chiarirlo, non so com'era. Infatti il film non fa un focus sulla madre, che per me è un errore, come non fa un focus sul fratellino, sul padre, non fa su nessuno. Ok? Però a me sembra strano, a partire dal fatto della festa, che nella finzione del film, perché non so com'è andata, una madre di quel genere, che è molto smemorata nel film, permetta al figlio di andare alla festa vestiti in quel modo. Cioè, nel film non è giustificato questo essere smemorato della madre e di essere cieca, forse troppo ingenua a mandare il figlio a una festa, quando anche lei che lo aiuta è strano nel film. Avrei voluto davvero essere, ovviamente in modo ipotetico perché sarebbe stato terribile, ma avere un occhio esterno e capire com'è andata davvero. Forse nel libro lo ha spiegato, però nel film è strano. È strano e fa male. Forse la cosa che fa più male è come nel film, e lo dico sempre nel film, la madre sia talmente smemorata che davanti alle botte che il figlio prende, ai pantaloni rosa, alla festa, al fatto che si rinchiude in se stesso, che sia bocciato quando l'anno prima era bravissimo, quasi bocciato, non faccia niente. C'è una frase alla fine in cui dice lei: mi pento di tante cose. C'è una frase scritta alla fine dei Chiodi Coda, tranne del fatto che
che gli abbia fatto mettere quel pantalone. È giusto, una bellissima frase quella. Quindi ha commesso tanti errori, forse la donna nella finzione o forse anche davvero, questo non lo so, si stia pentendo tantissimo di aver permesso a suo figlio, con tutta l'ingenuità, perché è giusto che uno, qua lo voglio spiegare, no? Perché sennò uno mi prende così e dice, ma sei transfobico? No, uno può vestirsi come vuole, quando vuole e perché vuole, ma dobbiamo capire anche il contesto. Nel 2011, in un contesto scolastico di quel tipo, arretrato culturalmente, tu fai una certa scelta, mamma, nella finzione della storia, è terribile, quindi questo.